19 febbraio 2016. Muore a 84 anni Umberto Eco. Laureatosi in filosofia nel 1954 con una tesi su San Tommaso d'Aquino, nello stesso anno vince un concorso alla RAI. Il suo primo incarico è rendere più attuali i programmi della neonata TV italiana. Notato nel 1959 da Valentino Bompiani, Eco diviene condirettore editoriale della casa editrice. Al tempo stesso inizia la carriera universitaria. Dopo moltissimi studi e pubblicazioni accademiche su temi più diversi, Umberto Eco esordisce come narratore nel 1980 con Il nome della rosa, che lo porta alla notorietà mondiale grazie anche al film che vede come protagonista Sean Connery. Nel 1988 pubblica Il pendolo di Foucault, il romanzo più amato dallo stesso Eco. Non si contano gli aggettivi da poter accostare al suo nome. Acrobata della parola, ironico, critico, ludico e magnetico, ma nessuno di questi lo definisce completamente. Eco è sempre oltre e altrove, come l'asteroide 13069, che dal 1991 porta il suo nome.